Allora, ci troviamo a Via Veneto, è già una bella cosa da dire. Sì, quando diciamo Via Veneto diciamo cinema, Dolce Vita, Anita Ekberg, Mastroianni e Fellini, ecco. Via Veneto per noi è quello. Ecco, si parla spesso di Dolce Vita. Ultimamente ho sentito anche l'assessore, forse troppo ex assessore alla cultura, parlare di Dolce Vita. Secondo lei è possibile riproporre la Dolce Vita? O c'è una formula nuova con cui vivremo, se possibile, la rinascita del cinema? È un discorso lungo, rinascita del cinema, ci vuole sempre, come sempre purtroppo, un volere politico che decida il cinema. Il cinema è un bene culturale che si esporta in tutto il mondo, un po' come le onde, le Fiat. Se non c'è un dazio di quello che importiamo, se non vengono contingentate una parola, l'importazione di ore spettacolo, come hanno fatto in Francia. Ogni film che viene qui dall'estero paga tassa e questa tassa va a beneficio del cinema italiano, altrimenti la nostra azienda, la nostra industria non riuscirà a sopravvivere. Non possiamo noi competere con un mercato americano che spende 100 milioni di dollari per fare un film e al 99% del mercato mondiale. Noi possiamo spendere 1 milione di dollari, diciamo l'1% del mercato mondiale. Dunque il film dura un'ora e mezzo. Il prezzo biglietto è sempre lo stesso, dunque se il politico, e mi rivolgo al politico, non vuole che muoia completamente oppure fa sopravvivere il cinema per giustificare i vari feste del cinema, festival, milioni che si spendono alla festa del cinema, a che beneficio è per il cinema vero? Quanto hanno dato ai produttori e ai registi che non hanno lavorato da 2 anni? Però si fa la festa del cinema a Roma. E spendono 20-30 milioni, mi faccio fotografare con l'attrice americana che viene pagata e che arriva con lo staff di 50 persone. Non va bene così, ragazzi, non ci siamo. Io quello che ho fatto, adesso posso dire perché tanto anche se non lavoro uguale non mi fate lavorare lo stesso. Ma adesso basta, se si vuole rifare il cinema, un'industria vera, la politica deve intervenire e proteggerlo. È l'unica cosa che nessuno gliene frega niente. Sono le 4 lobby che comandano, i 4 che gestiscono, adesso sono sempre gli stessi. Cioè non va bene così, inutile parlare, ricordare. Adesso viviamo dei ricordi. Eccolo qua, questa sera siamo qui per ritornare al passato. Secondo me non c'è più niente di presente che valga veramente la pena, perché con tutto il rispetto per i giovani registi, per i grandi registi, abbiamo dei grandi registi, stupendi, meravigliosi produttori, anche, potenzialmente. Ma se non proteggiamo la nostra azienda, la nostra industria, come hanno fatto in Francia, noi siamo destinati a sopravvivere e spendere dei soldi per giustificare il cinema italiano, ma i 20 milioni che spendono per la festa del cinema di Roma, d'altro a 20 produttori, a 20 ragazzi giovani, a 20 registi giovani che facciano un film e su 20 registi magari uno viene fuori. Ve li mangiate voi per fare che la festa del cinema? Ma che vuol dire? Io no. Lei ha parlato di futuro. Adesso il futuro sembrano essere le serie TV e le piattaforme. Ecco, secondo lei è una speranza, un qualcosa di positivo o sarà un ulteriore colpo al cinema? No, secondo me, a parte che tutte le nuove tecnologie che vengono, ben vengano, e tutte le varie forme di distribuzione, ben vengano, ma la magia della sala, secondo me, rimarrà sempre la magia della sala. Nuove sale, comode, Dolby Stereo, tutto, la magia della sala per me rimarrà sempre. Chiaramente le nuove tecnologie danno la possibilità di girare dei film anche a basso prezzo. Le distribuzioni, le piattaforme che avvengono in tutto il mondo, che va benissimo, ma la sala come tale, il film come tale, secondo me, nella sala non morirà mai. Le posso fare una domanda per la sua strepitosa carriera, che lei dice comunque, dice non mi importa più, però la sua carriera è bellissima, i film che lei ha fatto sono rimasti nella storia del cinema. Ecco, però, perché no? Un film che lei vorrebbe fare o che ha visto e ha detto, beh, volevo essere il protagonista di quel film. Vedi, vado raramente al cinema perché se vedo un bel film mi arrabbio perché dico: ma perché non l'ho fatto io? Oppure perché non l'abbiamo fatto noi italiani? Se vedo un brutto film mi arrabbio perché è un brutto film. Dunque vado raramente, se non dopo aver sentito le critiche giuste. Ognuno ha dei sogni nel cassetto. Anch'io ho diversi
progetti nel cassetto. Uno addirittura adesso è al ministero sotto vaglia, non si sa, viene esaminato dal ministero, non si sa, boh, chissà fra quanto mi diranno l'esito di questo esame su un copione. Proprio, ma al di là di questo, dei progetti che noi abbiamo, dopo 102 film che ho fatto, ho avuto la fortuna di lavorare con i migliori registi, conoscere personaggi più importanti del mondo internazionale del cinema. Peccato che tanta esperienza rimanga lì, nel senso che io vorrei fare molto, ma molto di più. Dall'altra parte abbiamo le mani legate, non è che possiamo da soli vedere. Sto parlando con un mio amico pittore, il quale artista si esprime con una tela e un pennello. Noi abbiamo bisogno di 50 persone di troupe per esprimerci. Dunque rimaniamo degli artisti sognatori e forse... Quindi un personaggio proprio non me lo vuole dire. Ma no, assolutamente, non è che ci sia un personaggio, ecco, a me mi intriga molto. Adesso io faccio delle letture di poesie, García Lorca, Neruda, poesie d'amore, ecco, ho dei ragazzi che mi accompagnano, maestri di musica con questa piccola orchestra di musica stupenda. Io faccio queste letture di poesie che ancora questo, ecco, mi diverte, mi emoziona e vedo che il pubblico apprezza moltissimo, anche i giovani amano la poesia intesa proprio come trasmissione di emozioni. Ma io comunque spero di rivederla sul grande schermo. Mi dispiace se ci spero. Anch'io spero, ma speriamo. Va bene, grazie. Grazie a voi.